Un restauro imponente all'interno del Battistero di Firenze. Terminata la costruzione del grande cantiere, hanno preso il via i lavori che riporteranno al loro massimo splendore i magnifici mosaici duecenteschi policromi su fondo oro che rivestono la cupola del Battistero di San Giovanni. È un impegno importante che porta a completamento gli interventi partiti nel 2014 su questo monumento e che presumibilmente termineranno nel 2028. Dopo oltre 100 anni, infatti, dall'ultimo restauro che è durato dal 1898 al 1907, gli oltre 1000 metri quadri di mosaici realizzati con oltre 10 milioni di tessere policrome dalla grandezza varia saranno oggetto di un nuovo intervento e per la prima volta sarà possibile per il pubblico vederli da vicino. Questo anche e soprattutto grazie a un imponente ponteggio ideato dall'Ufficio Tecnico dell'Opera di Santa Maria del Fiore e da Tecnosystem Appalti, che dopo una lunga gestazione è stato posto in essere all'interno del Battistero. Per questo capolavoro di ingegneria nulla poteva essere lasciato al caso, tutto doveva essere attentamente calcolato, misurato e progettato in modo che la realizzazione potesse procedere senza alcun impedimento. Innanzitutto si doveva realizzare una grande opera provvisionale che rendesse accessibile l'intera superficie musiva. Allo stesso tempo però si è ritenuto indispensabile lasciare completamente fruibili le superfici parietali decorate con marmi e mosaici che erano state appena restaurate assieme a quelle della scarsella e della sua volta. Per fare questo dunque è stata necessaria l'ideazione e la progettazione definitiva ed esecutiva di una struttura totalmente innovativa, tecnicamente funzionale e tecnologicamente avanzata. Un ponteggio che si sviluppa in quota per oltre 600 metri quadrati a fronte di una minima occupazione a terra, circa il 10%, 60 metri quadrati. Questo per permettere contemporaneamente l'agevole esecuzione degli interventi di restauro e la piena fruizione della parte bassa del battistero, dove si possono ammirare le pareti, le superfici parietali, il cui restauro è terminato nell'estate del 2022. La realizzazione di questo cantiere è stata un'impresa per tanti motivi, su tutti la soluzione progettuale, resa possibile da intuizioni e soluzioni tecnologiche adeguate, in secondo luogo però anche per quel che riguarda i tempi di realizzazione, ovvero i soli 40 giorni di lavoro per montare e verificare gli oltre 8000 elementi in metallo che compongono la struttura. Obiettivo finale è quello di recuperare la stabilità strutturale dei mosaici e la loro adesione alla volta, arrestare i fenomeni di degrado in atto e ripristinare l'integrità della superficie. Di fondamentale importanza in tutta questa prima fase di intervento di restauro saranno le indagini diagnostiche da effettuarsi per confermare il progetto di restauro pensato e progettato e individuare le metodologie tecniche più efficaci per tutte le operazioni di restauro. Tessere che raccontano più storie, dall'imponente scena centrale del giudizio finale, ai cui lati si sviluppano le storie della Genesi, di Giuseppe Ebreo, di Cristo e del Battista. Tutto questo è un bene che l'opera di Santa Maria del Fiore custodisce e che ora cercherà di portare avanti ancora nel tempo attraverso un adeguato restauro. Oggi, grazie a dei nuovi ponteggi, sarà possibile osservare questi capolavori da vicino.